All'indomani della bufera nella BCE del venerdì nero di borsa, il governatore Draghi sale al colle, riferisce a Napolitano sulle preoccupazioni europee e sullo scetticismo tedesco sul sostegno dei titoli di Stato. Berlusconi convoca un vertice PDL e apre alla riforma delle pensioni. Martedì andrà a Strasburgo, salta così l'incontro con i PM di Napoli che indagano sulla presunta estorsione di Tarantini al Premier. La prossima settimana faremo il tagliando all'economia e vedremo se i provvedimenti per la crescita che esistono stanno dando i frutti, così Giulio Tremonti da Marsiglia. Il presidente uscente Trichet intanto fa capire che la Banca Centrale Europea continuerà a comprare i titoli di Stato italiani. Temo che qualcuno abbia voglia di uccidere, così Roberto Maroni dopo gli incidenti di ieri sera in Val di Susa tra un centinaio di dimostranti e i poliziotti che difendevano il cantiere dell'alta velocità. Bloccata per alcune ore anche l'autostrada del Fréjus. Notte di battaglia al Cairo, centinaia di manifestanti assalgono la rappresentanza diplomatica israeliana per vendicare la morte di 5 soldati al confine. La delegazione è salvata da un comando egiziano, 3 morti e quasi 1000 feriti negli scontri con la polizia. La Serie A parte in ritardo ma col piede giusto. Spettacolo a San Siro dove il Milan pareggia 2-2 con la Lazio che fa tremare i campioni d'Italia. Stasera tocca al Milan, al Napoli impegnato a Cesena. Domani alle 12.30 prima partita ufficiale nel nuovo stadio per la Juve che ospita il Parma. Buongiorno dal telegiornale della 7, dunque alle spalle ci si è messo un venerdì nero sul fronte dei mercati, un venerdì davvero turbolento, il tutto che ha causato la bufera all'interno della BCE, il tutto è cominciato con le dimissioni di Jürgen Stark, l'uomo di Bundesbank che è contrario agli aiuti all'Italia, non solo all'Italia ma anche alla Spagna, e dunque a Marsiglia si continua a lavorare, ma la bufera è stata una bufera davvero forte, e dunque a questo punto Mario Draghi, il lavoro di Mario Draghi, che lo ricordiamo sarà prossimo presidente BCE, si fa ancora più arduo e complicato. Stamattina già un faccia a faccia con il nostro presidente della Repubblica Napolitano, e di poco fa la notizia che andrà a Strasburgo anche Silvio Berlusconi, un incontro con Barroso, un incontro, poi lo vedremo nel telegiornale, avrà ripercussioni anche sul cammino giudiziario di Silvio Berlusconi. Lo ricorderete, martedì era la giornata in cui Berlusconi doveva essere ascoltato come parte lesa dai PM napoletani. Cominciamo dal servizio di Alessandra Sattone. Mario Draghi, governatore di Banca Italia, ormai prossimo al trasloco alla Banca Centrale Europea, appena rientrato a Roma da Francoforte, è salito al Quirinale. Le dimissioni del consigliere tedesco Jürgen Stark contro gli aiuti della BCE ai titoli italiani e la conseguente reazione negativa dei mercati e dello spread arrivato ieri alle stelle hanno lasciato il segno, rilanciando nell'aria le parole dello stesso Draghi che qualche giorno fa aveva avvertito il soccorso di Francoforte non è scontato. Draghi ha riferito a Napolitano le decisioni della riunione del consiglio direttivo della Banca Centrale e il clima, l'atteggiamento nei confronti dell'Italia e le prospettive. Perché se da una parte la sostituzione rapida di Stark con un economista meno euroscettico e forse meno diffidente nei confronti dell'Italia potrebbe favorire la prosecuzione dell'operazione di soccorso ai titoli italiani, dall'altra lo strappo sottolinea che Francoforte, come del resto Bruxelles, richiedono l'innalzamento del livello di guardia e soprattutto che le misure aggiuntive per la crescita non possono essere aggirate. Era questo del resto il senso dell'allarme lanciato anche ieri dal capo dello Stato a Palermo, l'invito a entrare presto nella fase della crescita, definita tema drammatico. Servono misure urgenti, credibili, è il concetto che trapela dal colle al termine del faccia a faccia fra Draghi e Napolitano. E non è un caso che da Marsiglia, al vertice del G7, arrivi quasi in tempo reale la promessa di Tremonti. La settimana prossima esamineremo le misure per la crescita, ha dichiarato ai cronisti. Annuncio che sposti immediatamente la partita sul tavolo interno alla maggioranza. A Palazzo Grazioli Berlusconi ha convocato poco fa lo Stato Maggiore del PDL, dal quale filtra ormai da qualche giorno la disponibilità a ritentare la riforma delle pensioni di anzianità. Misura strutturale invocata da Draghi, dalla BCE e da Bruxelles, ma finora bocciata, salvo l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne, dalla Lega. Dopo qualche apertura ufficiosa, oggi il ministro Maroni giura che le pensioni di anzianità non si toccano e che è l'Europa a dover fare di più. Si capisce perché, insomma, Berlusconi, parlando ieri ad Atreju, abbia quasi invocato il vincolo europeo, quello che l'opposizione definisce il commissario
commissariamento da parte di Draghi e del Quirinale, oltre che di Bruxelles. Ora le indicazioni arrivate insieme alle dimissioni di Stark costringono il Premier in quella direzione. Deciderò alla fine della legislatura se ricandidarmi, ha detto Berlusconi ieri, lanciando per il futuro, nel caso di un suo ritiro, i nomi di Alfano per Palazzo Chigi e Gianni Letta per il Quirinale. Tentativi di arginare il pressing mai così forte perché lasci. Un pressing che per la prima volta nelle ultime ore arrivano solo dalle opposizioni, dalla presidente di Confindustria Marcegaglia, dal mondo economico e finanziario, ma anche sotto traccia dall'interno del PDL. E allora questa è la situazione con gli occhi puntati ancora una volta sulle mosse di Silvio Berlusconi che ieri è tornato a parlare, ha toccato tanti temi, l'avete sentito, ha definito la manovra economica, quella che lunedì pomeriggio arriverà alla Camera, un miracolo, e poi ha scacciato ogni ipotesi di governo tecnico che non avrebbe mai potuto fare quanto in effetti ha fatto, a dire di Berlusconi, il suo esecutivo. E poi c'è tutto il fronte giudiziario, l'ennesimo attacco ai giudici, ai PM, strapotere giudiziario, così si è espresso il Presidente del Consiglio. A questo punto la prossima settimana, che era una settimana importante, cambia sicuramente veste, perché lo ricorderete, martedì Silvio Berlusconi doveva essere ascoltato in veste di parte lesa e di testimone dai PM napoletani, quelli che sono in trasferta, sarebbero andati in trasferta a Palazzo Chigi, avrebbero ascoltato il Premier, e naturalmente parliamo dell'inchiesta, quella sui coniugi Tarantini e sulla Vitola e i presunti ricatti al Premier. Non ci sarà Silvio Berlusconi, quindi questo cerchiamo di capire nel servizio di Silvia Testa come cambia la questione e la vicenda. Ormai è una certezza, martedì il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi non potrà incontrare i magistrati napoletani a Palazzo Chigi perché è atteso a Strasburgo per una riunione sulla situazione economica con il Presidente della Commissione Europea Barroso, quindi è tutto rimandato. I PM di Napoli vogliono ascoltarlo come testimone, come vittima del possibile ricatto attribuito alla Vitola e ai coniugi Tarantini. Il Premier dovrà chiarire molte circostanze, anche l'intercettazione della telefonata del 24 agosto con Walter Lavitola, in cui il Presidente consiglierebbe all'ex direttore dell'Avanti, in quel momento in Bulgaria, di non rientrare in Italia. La Vitola si è preso dalla fuga di notizie della Procura di Napoli, che ne avrebbe rivelato l'esistenza, avrebbe chiesto al Premier: che faccio, torno e chiarisco tutto con i magistrati? E la risposta sarebbe stata: resta dove sei. Per questa intercettazione, che non è ancora negli atti dell'inchiesta, nella bufera è finita proprio la Procura di Napoli. Il procuratore capo Giandomenico Lepore ha già aperto due fascicoli contro ignoti, e al momento il ministro di giustizia Nitto Palma acquisirà informazioni con un'indagine preliminare. Il guardasigilli si riserva la possibilità di inviare degli ispettori a Napoli. Tornando al presunto ricatto al Premier, ieri i magistrati partenopei hanno ascoltato Giorgio Perroni, ex avvocato di Tarantini, come persona informata dei fatti, e il vice capogruppo del PDL al Senato, Gaetano Quagliariello. Nei prossimi giorni potrebbe essere convocato anche l'avvocato del Premier, Nicolò Ghedini. Sia Perroni che Ghedini compaiono nei verbali dell'interrogatorio di garanzia di Giampaolo Tarantini. Riguardo a Perroni, l'imprenditore dice che è stato scelto e pagato direttamente dal Premier perché lui non aveva disponibilità economiche. Ai magistrati Tarantini ha dichiarato che Ghedini diffidava di La Vitola, tanto che l'avvocato gli avrebbe chiesto: ma ti ha dato i soldi? E ancora, dichiara Tarantini, riguardo ai soldi che gli venivano consegnati da parte del Premier: la preoccupazione di Ghedini e di Berlusconi, a mio avviso, era che se li fosse fregati La Vitola. E agli inquirenti che gli domandavano se La Vitola volesse ricattare Berlusconi, Tarantini risponde: non lo so, usando me sì, forse sì. Nel secondo interrogatorio a Tarantini, il cui verbale è stato secretato, i magistrati hanno chiesto all'imprenditore di chiarire il suo ruolo in appalti legati a società del gruppo Finmeccanica. E allora, tra poco andremo a vedere anche da Marsiglia questa giornata del G7, il giorno dopo la bufera, anche da lì sicuramente da gestire con le parole importanti di Tremonti. Oggi di manovra, ma anche di tanto altro. Ha parlato anche il ministro degli interni Maroni, che ha definito la manovra sufficiente, ma è proprio all'Unione Europea, alla mancanza dell'Unione Europea, che Maroni si è definito. Ma le parole più pesanti, quelle che sicuramente scateneranno molte reazioni, Maroni le ha usate con toni davvero duri per la contestazione TAV. Ci sono stati episodi nella serata di ieri, incidenti, scontri, forze dell'ordine in difficoltà, e da questo punto di vista la presa di posizione del ministro degli interni è davvero forte. Ascoltate.
torna la protesta dei NoTav, prima un'irruzione improvvisa alla festa del PD di Genova, con l'amministratore delegato delle ferrovie Moretti costretto a rinunciare al previsto intervento ad un dibattito sull'alta velocità e ad abbandonare il convegno tra fischi e insulti. Poi una vera e propria guerriglia, ancora una volta, si è scatenata nella notte senza sosta. L'ala più violenta dei NoTav ha assaltato le recinzioni, bloccato l'autostrada, la A32 Torino-Bardonecchia. Due donne sono state arrestate dalla Digos per oltraggio al pubblico ufficiale e violenza. Un funzionario della polizia è stato ferito con una pietra. Intorno al cantiere Torino-Lione si è scatenata la battaglia. Incappucciati, vestiti di nero, con maschere antigas, spranghe e cesoie, in 300 hanno assaltato il cantiere da più parti. Prima un lancio di pietre e bombe carta, poi l'attacco alle recinzioni. I reparti antisommossa di polizia e carabinieri sono intervenuti con cariche lacrimogeni. Una pioggia di pallini d'acciaio calibro 8 sparati con fionde professionali hanno colpito le lamiere dei mezzi delle forze dell'ordine, i caschi e le protezioni degli agenti. Il ministro dell'interno Maroni ribadisce la linea della fermezza e dice: vogliono fare male, vogliono uccidere, ma devono rassegnarsi, i lavori andranno avanti. Il ministro ha anche fatto sapere che controllerà ora dopo ora l'evoluzione, perché ha detto: siamo assolutamente in grado di gestire la situazione. Veniamo ora all'inchiesta sul presunto sistema di tangenti, quello già ribattezzato Sistema Sesto, riguarda tra le altre cose un'area particolare, quella di Sesto San Giovanni. Da questo punto di vista sono arrivate novità importanti dal Comune. Ascoltiamo il servizio di Maria Covotta. Ci stanno lavorando i magistrati di Monza sui flussi finanziari che raccontano le operazioni di compravendita di azioni della Milano Serravalle da parte della provincia di Milano. Un affare che portò ricavi per 179 milioni di euro nelle casse del gruppo Gavio, dopo la vendita a un prezzo tre volte superiore rispetto al valore di mercato. Questo è il filone dell'inchiesta in cui Filippo Penati, ex presidente della provincia ed ex sindaco di Sesto San Giovanni, è indagato da pochi giorni per concorso in corruzione. Lui nega ogni accusa e dice che non gli è stato notificato alcun avviso di garanzia. Per i magistrati ora si tratta di capire chi siano i veri destinatari del flusso di denaro. Dalle indagini sono già usciti i nomi dei più stretti collaboratori dell'ormai ex esponente del Partito Democratico coinvolti nell'inchiesta. È sull'architetto Renato Sarno, anche lui indagato, che i PM si stanno concentrando. Sarno ha avuto un ruolo importante nella stesura del contratto preliminare di compravendita dell'immobile nell'ex area Falck tra Bruno Binasco, manager del gruppo Gavio, e il grande accusatore di Penati, l'imprenditore Piero Di Caterina. 2 milioni di euro di caparra persa da Binasco perché l'affare non si concluse. Una finta compravendita che per i magistrati sarebbe invece la copertura ad una restituzione fondi, una parte della tangente loro destinata per l'acquisto delle azioni della Serravalle. In procura a Monza però procede in parallelo anche l'inchiesta sull'ex area industriale Falck. Emergono le minacce con la pistola che l'imprenditore Piero Di Caterina avrebbe rivolto all'ex assessore all'edilizia del comune di Sesto, Pasqualino Di Leva, ora in carcere. Accuse pesanti che si aggiungono a quelle del sindaco Oldrini. Il primo cittadino di Sesto non l'ha mai denunciato, ma ricorda che un anno e mezzo fa Di Caterina si presentò da Nicoletta Sostaro, allora responsabile dello sportello dell'edilizia, con la giacca bene aperta e la pistola bene in vista. Circostanze negate da Di Caterina, che dice di avere un regolare porto d'armi per motivi professionali. Ieri, dopo 10 ore di consiglio comunale, è stato dato il via libera al progetto firmato Renzo Piano per la riqualificazione proprio dell'ex area Falck. C'era anche Giuseppe Pasini, l'altro grande accusatore di Penati. Adesso bisognerà aspettare 6 mesi, tempo in cui tutto ripasserà al vaglio della Regione Lombardia, e a portata le eventuali modifiche i lavori potrebbero partire già a marzo, poco prima delle elezioni amministrative a Sesto San Giovanni. Quella che ci siamo lasciati alle spalle è stata una notte di violenze, di scontri durissimi. Siamo al Cairo, la zona è quella dell'ambasciata israeliana, e si è trattato di un vero e proprio assalto nei confronti dell'ambasciata, uno scontro durissimo tra i manifestanti e le forze dell'ordine. Il bilancio è pesante, ma parole del premier israeliano Netanyahu, poteva essere un disastro di ben altre proporzioni. Sentiamo i particolari da Niffa Colasanto. È stata una lunga notte di guerriglia quella appena trascorsa al Cairo. La grande manifestazione di ieri in piazza Tahrir e poi l'assalto alla sede dell'ambasciata israeliana hanno trasformato la capitale egiziana in un campo di battaglia. Il bilancio finale sarà di 3 morti e centinaia di feriti.
Da una parte c'è il malcontento della gente che a 6 mesi dalla caduta di Mubarak non ha ancora visto realizzate le riforme promesse dal Consiglio Superiore delle Forze Armate. Ed è in questo clima che riemergono rancori mai sopiti, che scoppia la scintilla contro Israele. La sede diplomatica dello Stato ebraico viene assaltata da decine di manifestanti, che prima circondano il palazzo e poi riescono a demolire il muro di protezione eretto pochi giorni fa dalle autorità egiziane, allertate dal clima di odio che negli ultimi mesi ha fatto precipitare i rapporti tra i due paesi vicini. Da quando a metà agosto 5 poliziotti egiziani sono stati uccisi per errore dalle forze israeliane. L'ambasciata viene evacuata con l'aiuto delle teste di cuoio che devono intervenire per mettere in salvo 6 israeliani rimasti intrappolati nell'edificio. Nella notte un gruppo di egiziani riesce ad entrare nel palazzo oramai vuoto. L'ambasciatore di Tel Aviv è stato già rimpatriato d'urgenza assieme ad altre 80 persone. L'unico diplomatico israeliano rimasto al Cairo è il console. Per la prima volta dalla pace di Camp David nel 1979 i due paesi si trovano ad un passo dalla rottura delle relazioni. Nelle prossime ore si terrà una riunione d'urgenza del Consiglio dei Ministri egiziano con il Consiglio Supremo delle Forze Armate, che sono in stato di massima allerta. Il premier israeliano Netanyahu parla di un incidente serio. Preoccupazione è stata espressa anche dal presidente americano. La Casa Bianca ha assicurato che interverrà a tutti i livelli per risolvere la gravissima situazione. Casa Bianca che è alle prese con una data davvero diversa da tutte le altre, domani decennale delle stragi dell'11 settembre, c'è anche una lettera di Benedetto XVI che ha parlato di questa vigilia e ha detto che insomma quella è una tragedia aggravata dalla pretesa da parte degli attentatori di agire in nome di Dio. Di fatto è tutto pronto per la commemorazione, ancora una volta una commemorazione accompagnata da un allarme terrorismo e controlli rafforzati. Ad Alberto Baltini. Tocca al segretario alla difesa, Leon Panetta, pronunciare la formula che allontana il dolore della memoria ed esorcizza la paura del presente. Ormai fuori dalle tenebre del tragico 11 settembre risplende la luce dell'ispirazione, del rinnovamento e della determinazione. L'ispirazione che porta una generazione di giovani americani ad impegnarsi al servizio della sicurezza e del futuro del nostro paese. È cominciata nella notte al Kennedy Center di Washington alla lunga serie di celebrazioni del decennale dell'assalto al cuore dell'America, un concerto dedicato a l'onore della nazione ha ricordato le vittime degli attacchi al World Trade Center e al Pentagono, le loro famiglie e i 6.000 soldati americani caduti in Afghanistan e in Iraq. Anche il numero uno della CIA, il generale Petraeus, di fresca nomina, ha ribadito i grandi progressi della lotta contro il nemico, Al-Qaeda in testa, ma a 10 anni esatti, nonostante le guerre al terrorismo, oltre la metà dei newyorkesi teme che la grande mela possa essere nuovamente colpita e, stando ai sondaggi, l'11 settembre 2001 ha scalzato l'attacco giapponese di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941 nella lista dei peggiori momenti dell'America. Tra Washington, la Pennsylvania e New York le celebrazioni in calendario domani sono tutte confermate, assicura ufficialmente la Casa Bianca. Eppure ieri l'incubo di un nuovo attentato ha messo in allarme le due città più importanti del paese. Sulla base della documentazione ritrovata nel covo pakistano di Osama Bin Laden, l'FBI parla di possibili operazioni terroristiche con autobomba contro gli obiettivi sensibili, vie di comunicazione, luoghi ad alta frequentazione e i siti simbolici degli Stati Uniti. Una minaccia attendibile anche per il segretario di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro il probabile successore di Bin Laden, il suo storico braccio destro al-Zawahiri. Ma il pericolo non arriva solo dal Qaeda, ci sono anche quelli che lo stesso presidente Obama chiama i lupi solitari, potenziali schegge impazzite del terrorismo antiamericano, e già oggi i luoghi degli attacchi sono completamente blindati con misure di sicurezza senza precedenti, da Ground Zero, dove ci saranno Barack Obama e George W. Bush, al lato sud del Pentagono e nel campo di Shanksville, dove precipitò il quarto aereo dirottato. E allora andiamo avanti, guardando le agenzie arrivano notizie attese ma insomma molto importanti anche dalla Libia, la zona è sempre quella, l'ultima roccaforte del Rais Gheddafi, e dunque parliamo di Bani Walid. Ci sono forti esplosioni in questo momento, è iniziato il bombardamento della NATO, per quanto si riesce a capire in questi minuti si stanno bombardando le postazioni dei miliziani di Gheddafi e gli insorti sulla linea del fronte hanno affermato che i civili dovrebbero essere stati messi al riparo. Aggiorneremo
anche questa notizia, così come dicevamo i lavori che proseguono in un clima e con un'agenda rivoluzionata, parliamo del G7 finanziario a Marsiglia, ci sono novità importanti, arrivano dallo stesso ministro nostro dell'economia Tremonti, che ha parlato di crescita, di puntellare il debito pubblico, e lo ascoltiamo nelle dichiarazioni che ha raccolto il nostro inviato a Marsiglia Frediano Finucci proprio questa mattina. Andiamo a fare proprio un tagliando sull'economia. Se ci sono cose che non vanno abbastanza le rincorziamo, se ci sono cose che ci sono e vanno bene dobbiamo comunicarle, e forse anche voi dovete comunicare e aiutare il paese in questo. Se ci sono cose da aggiungere le aggiungiamo. Ok? Grazie. Insomma, questa è la ricetta di Tremonti alla vigilia di un'altra settimana importante, crescita economica e anche il consolidamento dei conti pubblici e anche un lavoro coordinato. Questo come indicazione sta arrivando da Marsiglia. A questo punto possiamo andare alla pagina sportiva, che è una pagina sportiva molto ricca, e si comincia con il campionato di calcio. A dire il vero, per come si è iniziato, insomma, forse valeva la pena attendere. 4 gol, grande spettacolo tra Milan e Lazio, un 2-2 che forse ci fa capire quanto questo campionato sarà equilibrato, ma ci sono tutte le altre partite di questa seconda giornata tra stasera e domani. Ascoltiamo il servizio di Luca Catuogno. Pronti via, e la Serie A dà subito un senso alle 2 settimane di attesa causa sciopero. La prima impressione è che valesse la pena aspettare tanto. L'anticipo di San Siro è stato un bello spot per il nostro calcio. 4 gol, un palo e per almeno 20 minuti tanti saluti alle solide certezze accumulate durante un'estate di chiacchiere e di pronostici. A conti fatti, il Milan ha cominciato la stagione con mezz'ora di ritardo, quasi imbambolato di fronte ad una Lazio partita a 1000, esaltata dal mercato extra large del presidente Lotito. I biancocelesti hanno spaventato i campioni d'Italia con Klose e Sissé. Una coppia offensiva nuova di zecca, due bomber di razza che hanno seminato il panico nell'impacciata difesa rossonera, tradita da un Nesta irriconoscibile. Molto è cambiato quando Allegri è stato costretto a sostituire l'infortunato Gattuso con il più solido ed equilibrato Van Bommel. L'olandese ha messo il mastice lì dove serviva, consentendo al diavolo di ribaltare il copione del match. La crescente intesa tra Ibrahimovic e Cassano ha poi fatto il resto, complici le amnesie di Zauri, anello debole della retroguardia biancoceleste. Un gol per lo svedese, un assist e la rete del 2-2 per Fantantonio, che nella ripresa ha pure sfiorato il sorpasso, favorito dal vistoso calo della squadra di Reia. E all'orizzonte c'è la super sfida di Barcellona. Martedì sera il Milan dovrà presentare al Camp Nou con un atteggiamento diverso fin dall'inizio. Regalare campo e minuti alle stelle di Guardiola sarebbe un suicidio. Intanto la Serie A prende sotto braccio la Champions League anche nella gara di questa sera tra Cesena e Napoli, prima partita del nostro massimo campionato su erba sintetica. Mazzarri risparmia Hamsik. Lo slovacco resta fuori in vista dell'esordio europeo a Manchester contro il City di Roberto Mancini. Ed è il weekend anche atteso, quello della Formula 1, 13° Gran Premio della stagione, Gran Premio di Monza. Naturalmente ci sono le Red Bull da riprendere, almeno in questo weekend, visto che la classifica generale consente pochi recuperi agli avversari. Tra poco le qualifiche per la pole position, i dati che abbiamo sono quelli delle ultime prove libere. Sebastian Vettel su Red Bull ha registrato il miglior tempo quando mancavano solo 30 secondi alla fine della sessione. Dietro di lui il compagno di squadra Webber, terzo Felipe Massa, ottavo per il momento Alonso. Dunque una Ferrari in difficoltà per il momento. Ci sono migliaia di tifosi a Monza, c'è anche il presidente Montezemolo che ha incitato il team: non siamo al meglio, ha detto, i conti si fanno domani sera. I conti si fanno anche nel mondiale di rugby, che entra nel vivo dall'altra parte del mondo, in Nuova Zelanda. Non solo l'esordio degli All Blacks positivo, hanno vinto anche la Francia, la Scozia e l'Inghilterra, faticando questa mattina, ma i nostri occhi sono puntati sull'Italia di Nick Mallett, che domani all'alba affronta l'Australia. Per farvi capire come iniziamo in salita, l'Australia è una delle 5 nazionali che non abbiamo mai battuto nella nostra storia. Paolo Cecinelli. Mirko Bergamasco e Gonzalo Canale allenano i riflessi. La conquista del possesso palla si costruisce anche con questi esercizi, che possono sembrare meno tecnici, giochi da spiaggia. L'esordio all'alba di domani con l'Australia è molto impegnativo. I Wallabies, così vengono chiamati gli australiani, sono la squadra più in forma.
Neanche un mese fa hanno vinto il Tri Nations battendo Nuova Zelanda e Sudafrica. Gli azzurri però guardano lontano ai prossimi decisivi impegni con Stati Uniti, Russia e soprattutto Irlanda. La cosa importante è iniziare bene questo mondiale contro una grande squadra e al di là di quello che sarà il risultato, quello che mi interessa a me e penso a tutti è veramente di essere all'altezza, di fare una grande prova. Poi il risultato sarà quello che sarà, ma il mondiale non si gioca solo contro l'Australia, abbiamo ancora altre tre partite. Sappiamo che squadra è l'Australia, si trova nelle prime posizioni del ranking mondiale, non è certo per caso, ha dimostrato con la vittoria in Tri Nazioni di essere in piena forma per questo mondiale. La prima giornata della Coppa del Mondo ha evidenziato un maggiore equilibrio rispetto al passato. Stamattina la Scozia ha faticato con l'emergente Romania, superata 34-24, la Francia ha battuto il Giappone 47-21, segnando 22 punti negli ultimi 10 minuti. E l'Inghilterra ha vinto di misura sull'Argentina 13-9. Gli All Blacks invece hanno segnato 41 punti ai cugini delle Tonga grazie alle magiche giocate di Sonny Bill Williams e compagni. Prima della pubblicità vi do un aggiornamento, dicevamo, di come cambia la settimana di Silvio Berlusconi, martedì a Strasburgo con Barroso, e allora ci sono le parole del procuratore di Napoli Lepore, che sarebbe stato uno di quelli che doveva ascoltare in trasferta Palazzo Chigi Berlusconi come parte lesa e testimone. Ha detto Lepore: al momento non c'è nessuna comunicazione ufficiale che Berlusconi non ci sia, se ci dovesse essere legittimo impedimento sarà fissato un nuovo incontro, non c'è problema, ha augurato buon viaggio in modo ironico al Premier e ha detto non è detto che magari il Premier non riesca a fare entrambe le cose. Con questo ci fermiamo, pubblicità e poi gli aggiornamenti. Allora, di nuovo insieme, un ultimo aggiornamento che riguarda ancora lo stato d'animo, insomma è la tensione che si respira all'interno della maggioranza. Lo ricorderete, Silvio Berlusconi ieri è tornato a parlare, lo ha fatto alla festa Treio, quella dei giovani del PDL, con il ministro Meloni. Ebbene, proprio il ministro Meloni poco fa ha parlato delle ipotesi primarie, e parliamo di PDL, lo ricorderete, era stato proprio il segretario Alfano a escludere l'ipotesi di primarie nel caso la candidatura fosse ancora quella di Silvio Berlusconi, non ne ha bisogno Silvio Berlusconi. Per invece il ministro Meloni le primarie sono necessarie, si devono fare comunque, ha detto il ministro, anche lui, cioè Berlusconi, se decidesse di candidarsi deve sottoporsi alle primarie. Tutto questo in un clima in cui anche all'interno della maggioranza questa cosiddetta soluzione Pisanu, cioè un governo di larghe intese tecnico che possa sopperire all'accerchiamento di Berlusconi in questa fase, è comunque un'ipotesi su cui anche esponenti importanti del PDL si stanno confrontando. Con questo ci fermiamo, ci sono gli aggiornamenti sul sito e poi c'è l'edizione, a questo punto davvero ricca, stasera del telegiornale. Grazie e buon weekend a tutti.